Capitolo 9. La voce. Sento il tuo odore, ma non riesco a vederti. L'hai sentito anche tu, Russell? Dove sei? Credo che arrivi da quella parte. Hai ragione. Ah, è il cane, certo. Stavo dicendo che... Aiuto! Pensavo che ci fosse un muro invisibile. Volevo vedere se c'era qualcosa da questo lato. Ovviamente noi, esatto, non abbiamo ancora la lente di ingrandimento, ma va. E ricordiamo, Per la mia questa che collezione. cos'è? È un vetrino che potrebbe bruciare le cose, ma ovviamente. No! Devo salvarli! Pezzo di merda! Dai, smettila di rubarmi gli insetti, bambino di merda! Ecco fatto. No! Gli insetti! Allora, calmi e via. Allora. Dobbiamo trovare il frutto da dare agli insetti. E in teoria sappiamo bene che non è questo. Ma Kevin, ci può essere d'aiuto? Aiutare Carla e Russell ad attraversare il fiume. Cerchio per non passare a Kevin e saltare. Ah, sulla formazione rocciosa. Ma non è che Kevin... No? Pensavo per un attimo magari Kevin poteva aiutarci con gli insettini, ma a questo punto mi sa di no, vero? Non c'è nessuno! Ancora quella voce. Mi sembra di vedere qualcuno. Andiamo a salutarlo. Eh già. Chi vuoi che sia quella persona, poi? Ah, fantastico! Come facciamo ad attraversare un Con quella crepaccio cassa del pericolosamente genere? Sì, in c'è una bilico. cassa lassù. Forse ci servirà, signor Eh già. Fredriksen. Allora, calmi tutti perché... Prima... Prendi gli insetti. Ecco, no, non è mio, stronzo. Dicevo. Prima di tutto, E io prendiamo gli che credevo di oggetti. averlo perduto. Ora, vediamo. Oi! Miei! Devo salvarli! Dal vecchio cattivo! A sto giro mi sa che li perdiamo, sai, insetti. Se continua così... Non devo riprendere Kevin? No, ne dubito. Infatti. Come ti tiro su adesso? Ci arrivo? Sai che non ne ho idea? Sì, ci arrivo. Ah, ok, c'è un'altra via. Perfetto. Allora, andiamo a salvare gli insetti prima che nonno cattivo li picchi tutti. Dunque, abbiamo ottenuto il piccone. Noi... Ah, ecco come funziona. Ma no, lo usa anche il nonno? No. A quanto pare no. Allora, fammi vedere. Posso risalire? Non credo. E non posso proseguire. D'accordo. Ma scusami, come devo... Ah, aspetta. Non dirmelo. Sto bene. Ecco come, interessante. Non me l'aspettavo sta meccanica. Bravi, bravi tutti e due. Allora, via. Dammi quel frutto, per favore. Esatto, bravo. E andiamo a catturare gli insetti con Russell. Dunque, vediamo. Lì c'è un tucano con una fotografia. Qua ci dobbiamo salire e qui. No! Mi ha mangiato! Stronzo! D'accordo. Volevo riuscire a passare dall'altra parte. Che fai, pazzo? Volevo arrivare dall'altra parte e basta io. Comunque. Ecco qua. Allora, diamo una manina al nonno. Tu sali e tu vai di qua. Carl? Ah, va bene. Morto. No, Sto bene.
Vediamo, credo di dover, esatto, passare a mano. Mentre Russell... Esatto, da questo lato. Mi viene però il dubbio adesso se è la zona giusta. Prendi quell'insetto, bravo. Sì, è la zona giusta. Carl? Ok. Ma scusami, ma neanche mi ci sono avvicinato ai rovio. No, Russell. Bene. Sali. Neanche mi ci sono avvicinato alle spine io. Posso saltare? Sì, posso saltare. No, che fai? Che fai? Che è impazzito. Vediamo. Sì, dovrei riuscire a farcela senza troppi problemi. No, e dai! Non mi ci sono neanche avvicinato a quelle maledettissime spine. Prendi sto cacchio di filo. Che scatole. Che palle. Stiamo più in basso possibile. Che cacchio. Allora, calmo. Vai. Qua è sottile. Questa è sottile. Poteva essere problematica. Ma più che altro... Va bene. Ecco, per prendere la farfalla si è ammazzato. Stavo pensando... Stronzo. Stavo pensando... Le formiche a inizio del livello, che fine hanno fatto, come le dobbiamo prendere, nel senso... Come dovevo prendere quella fotografia? Dovevo usare... Il coso esplosivo e dentro c'era un frutto? A questo punto mi sa di sì. Proseguiamo e vediamo dove finiamo. Prendilo. Tanto è indifferente chi uccide o prende gli insetti. L'importante è che sia il personaggio che stiamo usando in quel momento e non l'altro. Ecco qua. È rimasto qui il riccio, che tra l'altro mi sa che non è neanche un riccio, è quell'altro tipo di insetto, no? Insetto, sì, di animale. Fermo. Che ha le spine. Te lo ricordi, Ellie? Ce l'ho in mente, l'istrice, credo si chiami istrice, stavo dicendo, ce l'ho in mente, ma mi sfugge un attimo. Aia, no, i pipistrelli, no. Ma morite. Bel lavoro, Russ. Sì, però muoviamoci per... Ma dai! È palesemente buggato quel pipistrello merdoso. Dai! Ma che cacchio, anche tu, Russell, però. È scemo. Io ogni volta che schiaccio triangolo, lui va avanti. Infatti ha ammazzato il vecchio ora, il signor Frederick. Oh, e finalmente se ne va. Il signor Frefricren. Forza, signor Frefricren. Vada. No, e dai, di nuovo i pipistrelli. Non ci voglio credere, vecchio di merda. Ben fatto. Sbrigati. Devo andare in contemporanea per farvi andare a tutti e due. Ma che fa, signore, che fa? Salti, salti, vada, vada. Pure il pipistrello è tornato, stronzo. Ancora! Ma guardalo! Vai via, muori! Madonna mia, ma chi ti si incula? Morite, anche voi. Oh, 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 mio, 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 mio. Dov'è? Ecco fatto. Spingiamo sta cassa da morto. Ecco qua, e... Come dicevo, il frutto di prima, boh, quella è palesemente una statua comunque, è un sasso. Si vede da qua che c'ha i piedi fatti di rocce. Oh, era solo un sasso. Eccoci qua. Due sassi addirittura. Quella nebbia ci ha sviati. Aspetta, ti sento. Continuo a non vederti però. E Kevin è ancora là. Io ti troverò. Sbrigati, andiamo. Vabbè. Allora, un armadillo, ciao. Ma che stronzo. Vai via.
Come lo abbattiamo? Come lo abbattiamo l'armadillo? La butto lì, forse devo farlo cadere tipo in acqua? O forse devo continuare ad evitarlo e basta? Prendi il frutto. Ecco qua. Ma dai, l'avevo evitato palesemente, tra l'altro, aggiungo io. Ecco fatto. Allora, non so se era la soluzione. Ha comunque funzionato. Però la ranocchia con la mia fotografia è scappata e lui è riapparso. Ah, giusto! L'avevo dimenticata la trappolozza. Beh, è stata sicuramente un'opzione, però... Fermati lì! Maledizione! Allora, facciamola riapparire. Oh, 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 tana di ragni. Venite qui. Da papà. Ecco, fatto. Allora, aspetta. Ok, credo che la rana... non gliene freghi una sega della luce del sole. Quindi prendiamola larga. Vieni, 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 vieni. Prendila, Russell, Russell. Sei uno stronzo. L'ho presa? Non lo so. Boh. Boh, non lo sapremo mai a sto punto. Fanculo. Non dimenticare di raccogliere la frutta. Se l'albero me lo facesse fare. Russell, perché facevi l'imbronciato del cacchio? E non ti muovevi? Bambino viziato del cacchio. Ti odio. Dunque, qui abbiamo di nuovo la frutta. Però dobbiamo fare attenzione. Signor Freffrecren, rimanga lì per favore. Ah, beh certo, non hai energia. A questo giro ti do ragione io. A questo giro ti do ragione. Il signor Freffrecren. Andiamo a distrarre le formiche rosse, venga. Vediamo se... Ecco fatto. Scappa, Carl. Sì, tanto. Voglio dire, ma si levi. Tanto ormai collezionabili sto gioco sono relativi. Lo so. Per evitarlo me lo sono andato a prendere in pieno. Tra l'altro mi sa che dei due Carl è quello con l'animazione più veloce per prenderli gli insetti. Ci mette molto meno a schiacciarli. Oh, stavo cadendo. Andate via voi due. Via anche tu. Via anche tu. Ma dai. Ecco fatto, allora. Dove ti devo spostare? Sul geyser? Dai, ragazzino del cacchio, muoviti, ti odio. Dunque. Vai. No, sono scemo io qua. Colpa mia, a sto giro. No, e dai, signor Freffrecren. Non si muova, per favore, rimanga lì. Ecco qua. Andiamo, eccoci qua. No, non mi dire che era solo per la farfalla, ti prego. Non mi dire che era solo per questo. Ok, no, per fortuna, forse. Credo, non lo so. Tra l'altro, mi sono appena reso conto che mettendo in pausa il gioco ti dice qual è l'obiettivo della missione. Cioè, nessuno cerca di avvicinarti alla voce misteriosa per scoprire da chi appartiene. Altra zona divisa. Sperando che non devo fare nulla di strano a questo giro. No, perfetto. Andiamo. Ok, signor... ci passo? Ci arrivo? Sì. Sto dicendo, signor Freffrecren. Aspetta un attimo. Scendi giù, per favore. Buonanotte. Signor Freffrecren, lo prenda. Prenda l'uccello. No, che palle. Signor Freffrecren. No, è Russell. Dai, prendi. Ok, preso.
Bravissimo, tanto, come ho detto, signor Fredrickson, prenda la foto, prenda la fotografia. Per favore, non mi dica che è in una zona in cui non riesce a prenderla. No, e dai. Minchia, che palle. Cioè, non solo... Tanto non riesco a completare il completismo di sto gioco, ma inoltre il gioco mi frega pure. Bimbo, smettila. Maledizione, ti odio. Già non riesco a prendere le fotografie di mia moglie. Ti ci metti pure tu. Siamo arrivati? No, si prosegue. Basta. Non posso sprecare altro tempo a giocare a nascondino. Non posso sprecare la mia vita in questo posto di merda. Un altro cane. Sì, ma questo sembra carino. O sì, sei carino, vero? Chissà a chi appartiene. Seduto. Ehi, guardi, è addestrato. Zampa. Ma dai! Ce l'ha tutto deformato quel braccio. È un cane parlante. Mi chiamo Ta. Com'è che si chiamava? Non mi ricordo, c'era il rumore della cascata, non ho sentito. No. Vabbè, qua il tempo non lo conto neanche. Avremmo fatto fin troppo, esatto.